Ogni partita è una storia a sé, Modena arriverà qua sicuramente con l'intenzione di portare a casa 3 punti e sono convinto che partiranno subito molto molto aggressivi con la battuta, molto concentrati con la ricezione, e avendo una squadra molto tecnica sia a palleggio che in attacco, quindi mi aspetto che esprimano un livello di gioco molto alto fin dal principio. È una grandissima possibilità per noi per poter provare a innalzare il nostro livello di gioco, per provare a stare dentro una partita che presenta un livello tecnico molto alto. È cambiato che c'è un allenamento in meno, un allenamento in meno in questa settimana e un allenamento in più per la prossima. Abbiamo, penso, lavorato giusto, giocando in casa, insomma, abbiamo un po' più di tranquillità e un po' più di tempo per fare le cose in maniera un po' più tranquilla, quindi insomma. Affrontiamo Modena comunque giusti e con il lavoro giusto per questa partita. Il girone è questo, quindi lo devo prendere per quello che è. Giocare partite di questa, diciamo, portata tecnica in maniera ravvicinata dà sicuramente la possibilità di stare a un ritmo molto elevato, e di solito quando si sta comunque a un ritmo molto elevato, inevitabilmente il tuo ritmo si alza, quindi io penso che giocare partite di alto livello sia sempre abbastanza conveniente. È ovvio che il campionato richiede anche un occhio e uno sguardo sulla classifica, e quindi non siamo nella condizione di affrontare queste partite e dire vabbè, come va, va. Sappiamo che sono partite impegnative, ma abbiamo l'impegno di cercare comunque di arrivare strada facendo a raccogliere anche qualche punto. Diciamo, un buon punto di preparazione, sicuramente, come diceva coach Tubertini, abbiamo avuto un periodo molto intenso di partite ravvicinate, quindi lì non ci abbiamo messo di lavorare tanto dal punto di vista fisico, abbiamo recuperato in questo periodo. E siamo pronti, adesso intraprenderemo un periodo di partite una volta a settimana e questo ci darà modo di raggiungere sicuramente una forma sempre migliore, sempre migliore come tutte le squadre, però stiamo bene, sia tecnicamente abbiamo lavorato in questa settimana un po' più lunga e questo ci darà modo anche di affrontare Modena con un maggiore livello tecnico sicuramente rispetto magari a 2 o 3 partite precedenti. Chi toglieresti alla tua ex squadra? Chi toglierei? Sicuramente i due giocatori che possono fare la differenza sono Bruninho e Ngapet.